Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma non so se state vedendo che l'inquadratura è leggermente diversa dal solito. Il motivo è che OBS a me fa un sacco di capricci, io non lo so, sarò sfigato io probabilmente e dire che ci smanetto anche abbastanza, però mi trovo sempre con dei bug che mi crasha, non mi carica le sorgenti, insomma ho dovuto non utilizzare la camera solita, che in realtà non è altro che il mio telefono, ma un'inquadratura bellissima da davanti con la webcam del PC. Vediamo, la qualità magari non sarà delle migliori, ma noi ci arrangiamo perché ci piace così, improvvisiamo. Ma tanto oggi non ce ne frega niente a nessuno della webcam, della grafica, delle sorgenti, perché Bitcoin ci ha dato finalmente l'all time high. Non ce l'ha dato in diretta, vabbè, ci abbiamo provato in tutti i modi, non mi ha ascoltato, però ce l'ha dato e quindi chi se ne frega, l'importante è che ci sia. E quindi niente, che dire, inizia una nuova era per Bitcoin dal punto di vista proprio grafico, perché abbiamo siamo in price discovery ufficialmente, siamo ritornati in quella fase dove non sappiamo qual è il primo target, non sappiamo esattamente che resistenze abbiamo davanti e quindi dobbiamo, cioè è tutto da scoprire, bisogna stare più cauti che mai in queste situazioni, perché farsi prendere dalla frenesia è veramente un attimo. Che succede quindi? Allora, la prima cosa da fare è impostare un'operatività sensata che non sia compro, mi fiondo dentro e tanto salirà. Di questo ovviamente ne parleremo più avanti sui grafici. La seconda cosa è ovviamente non aspettare troppo tempo, non star lì a pensare più di tanto, perché solitamente durante le fasi di price discovery c'è una bella carica, quindi è anche un peccato non approfittarne. Di contro ovviamente bisogna fare tantissimi attenzione alla turbolenza, perché adesso la candela di oggi è bella ed è un'ottima partenza. Sapete che il primo step ovviamente è avere una bella candela giornaliera il giorno stesso del breakout. Se chiudiamo con una candela bella piena è tutta un'altra cosa rispetto al chiudere con una candela fatta tutta da una higher shadow. Capite bene che dal punto di vista equilibrio domanda offerta siamo su due pianeti completamente diversi. Quindi qualora la candela di oggi dovesse già essere bella piena, bella carica, bella corpulenta, si potrebbe già iniziare un'operatività volendo alla ricerca di un entry long, ed è quello che ho intenzione di fare. Se vi ricordate, io avevo lo short di copertura aperto che mi è stato stoppato bellamente, ma ne sono più che contento, perché se lo sapete appunto uno short di copertura era finalizzato a proteggermi in caso di un ulteriore calo, un'ulteriore flessione. Ho la mia posizione spot sempre aperta, che al netto della chiusura di oggi, visto che lo stop dello short era 20.100 qualcosa, ovviamente ha sovraperformato alla grande, ma lo short tra l'altro di size era estremamente più ridotto rispetto alla spot position, ma questo è ovvio perché comunque era una copertura preliminare dovuta ai primi piccoli segni di offerta in prossimità del massimo storico. Adesso chiaramente, essendo flippato completamente il quadro, si va a cercare la posizione long anche lato speculativo. A questo però ci arriviamo quando andiamo a vedere i grafici, cioè tra una mezz'oretta circa. Mi spiace davvero per il ritardo, ma oggi niente, è andata così, lo farò di un'oretta lo stesso, non perdiamo più di tanto tempo magari in chiacchiere. Perché vi dicevo, la prima parte del live, come sempre, è dedicata a voi, è dedicata alle vostre domande. Voglio sapere cosa avete da dire, cosa avete da chiedere, a parte il fatto, la domanda sei short sul tuo taglio di capelli, che già me l'aspetto, che avevo una testa così fino a poco fa. Volevo farvi vedere un quadro che ho appeso là dietro, che non c'entra niente con Bitcoin, ma è abbastanza da malati, quindi mi piaceva condividervelo, ma dovrei girare completamente il PC. Sarà per la prossima volta, sperando di risolvere con OBS. Niente, iniziamo immediatamente, amici miei, con le vostre domande. Vediamo cosa avete da dire. Scusate se scrivo qua, spero sia giusto. Giustissimo. Su Trust Wallet, per inviare token ERC20 basta usare l'indirizzo di Ether. Allora, i token ERC20 si muovono sulla blockchain Ethereum, quindi su qualsiasi wallet c'è da utilizzare un address Ethereum.
tu puoi utilizzare anche il medesimo address al quale invii i tuoi Ether, perché la blockchain è sempre quella. Alcuni wallet, attenzione, che di default magari ti danno indirizzi diversi, ma questo non vuol dire che se tu lo mandi al tuo address Ether vai a perdere i fondi, perché comunque la blockchain, ve l'ho detto, è quella, quindi di problemi non ce ne sono. Peccato che l'all time high sia stato qualche ora in anticipo, facendo sfumare il sogno di Luca. Tra l'altro è vero, purtroppo è vero, e vi chiedo anche questa cosa: vi ricordate che c'era la possibilità su CoinMarketCap di andare a indovinare l'ora, la fascia oraria in cui c'era l'all time high? Qualcuno di voi l'ha indovinata? Io ovviamente no, perché avevo messo una predizione molto più in là nel tempo. Sono curioso di sapere se qualcuno di voi l'ha indovinata. Oggi un amico su Discord l'aveva indovinata, quindi siamo già a uno. Vediamo chi altro. Ovviamente sono vestito di verde, spero che si veda nonostante l'inquadratura diversa, perché oggi era assolutamente d'obbligo. Ciao Luca, mi chiamo Gianmarco. Piacere Gianmarco, ben ritrovato. Sono un tuo grande fan, mi fa ancora più piacere. Prima diretta per me, ma è normale che ho solo l'icona di caricamento. Guarda, è la tua prima diretta, si vede, perché devi fare l'abitudine ai miei ritardi. No, scherzi a parte, mea culpa proprio. Non hai fatto niente di sbagliato, ero solo io che stavo imprecando dietro a OBS che non mi caricava le sorgenti. Ho riavviato il PC 3 volte, ma niente, niente da fare. Luke, volendo operare con una piccola leva, con obiettivo temporale di 2-3 mesi, che strumento suggerisci? Future a scadenza, perpetual o altro? Guarda, se la posizione vuole rimanere aperta per 2-3 mesi, ti sconsiglierei il perpetual, perché vai dentro al funding in continuazione, introduci una variabile che non vuoi introdurre nel tuo trading, quindi io lascerei perdere il perpetual, sinceramente. È fatto più per trade aggressivi, massimo di pochi giorni. Il future a scadenza è la risposta che cerchi. In particolare, l'ideale sarebbe un future a scadenza non troppo distante, o meglio, dipende in verità, perché se vuoi operare short, in realtà un future a scadenza più distante è tendenzialmente preferibile, perché il future a scadenza più distante solitamente è più sovrapprezzato e con il passare del tempo il sovrapprezzo tende ad appianarsi al prezzo spot e quindi vai a grattare via quel magari un 0, qualcosa per cento. Se al contrario vuoi aprire una posizione long, forse ti conviene un future a scadenza più breve, in modo che questo effetto che si chiama contango, che è il sovrapprezzamento del future rispetto allo spot, sia già un pelino, come dire, assorbito e quindi impatti il meno possibile. Chiaramente attenzione che durante la tua operatività non ci deve essere la scadenza del future, se no ti introduci la necessità di dover fare il cosiddetto rollover, ovvero di far scadere la posizione e aprirne una nuova sul future seguente, e vai a introdurre anche lì delle possibili variabili, perché il prezzo dei future è molto volatile in prossimità della scadenza, molto volatile relativamente ovviamente, ma tu non vuoi comunque che ti vada a erodere nemmeno l'1%, nemmeno lo 0,5% della posizione, perché si può evitare. Quindi questo è un po' il motivo. Se vuoi tenere aperta una posizione così a lungo, sicuramente il oddio, mi verrebbe da dire quasi lo spot, però ci sarebbero le commissioni di margin trading che per 2-3 mesi ti vanno a pesare. No, guarda, ti confermo il future a scadenza non troppo distante. Ciao Luca, secondo te è meglio usare Binance da internet oppure scaricare il software sul proprio PC? Cosa cambia? È più sicuro? Pensi che valga la pena scaricarlo? Grazie mille. Guarda, io ti dico la verità, io lavoro su Mac, ho scaricato il client di Binance, che è il software per l'appunto, e vola, è velocissimo, è molto più veloce che da browser. Quindi io ti dico, sono magari finezze, però io noto più stabilità, più reattività e più velocità del client rispetto alla controparte browser. Questo ovviamente da PC. Su mobile, vabbè, ovviamente è un must l'applicazione, perché utilizzare Binance da browser su mobile credo che sia la cosa più complicata del mondo, e va a finire che metti degli zeri in più e cose del genere, quindi app alla grande. Non so, ma io non sento. Mi sa che il motivo è che non c'ero ancora. Buonasera Luke, rischio FOMO altissimo stasera
FOMO è il mio secondo nome, ragazzi, sono di un gasato che non avete idea, non potete capire quante persone tra l'altro adesso stanno iniziando a chiamarmi, ma gente che non sentivo da secoli, classico sintomo di FOMO, che tutti, ma dove lo compro sto Bitcoin, ma quanto ne posso comprare, ma è il momento giusto, e a me tocca ogni volta dire, ma non me lo devi chiedere a me, non posso prevedere il futuro, devi fare una strategia, e poi vallo a dire a una persona che purtroppo è fuori dal mondo degli investimenti e va a finire che insomma è come veramente quasi parlare con un muro, però che dire, è un periodo storico interessante davvero, ragazzi, stiamo vivendo un periodo storico che secondo me è veramente interessante, lo racconteremo in futuro, sento che lo racconteremo. To the moon, qui tutti siete stracarichi, anche voi. Buonasera, buonasera anche a te Raffaello, oggi niente cucina, niente stirare, lavare, ti sei ritagliata un'oretta libera, brava. Ho perso 5 shitcoin, grazie Luca e buonasera. Come hai fatto? Come hai fatto? Ciao Luca, su Binance accanto alle coppie di scambio ci sono dei rettangoli gialli con scritto dentro trapero 10 per, che cosa vuol dire? Grazie mille. Allora, quei rettangoli gialli che vedi sono la leva massima che tu puoi applicare su quella coppia che alla quale fa riferimento in margin trading, quindi sul mercato spot. Vuol dire che se tu volessi, ma io te lo sconsiglio se non sai esattamente quello che stai facendo, potresti andare ad amplificare l'entità della tua posizione prendendo in prestito capitale ad esempio dall'exchange. Esempio, tu hai $100, 100 USDT, vuoi aprire una posizione long di controvalore 200 USDT su BTC, puoi prenderne in prestito 100 e aprire lo stesso la posizione da 200, anche se non li hai. Si chiama leva 2 per, perché tu apri una posizione che è il doppio rispetto al tuo margine, si chiama da lì margin trading, che è il capitale che ci metti tu. Attenzione però che se Bitcoin va contro la tua predizione, la tua posizione di una quantità sufficiente a fulminarti il margine, che ovviamente è la prima parte che viene erosa dalle perdite, tu vieni liquidato e quindi perdi tutto. Attenzione, molta attenzione a questo. Il trading in leva è per pochi, è da capire. Dove siamo finiti? Speriamo che dopo sto mercoledì da leoni non ci faremo un mese da Q. Esatto, com'è che si dice? La sera leoni e la mattina coglioni. Speriamo di no. Sono entrato solo per vedere il colore della felpa, che di che colore poteva essere. Tra l'altro ero indeciso se mettere anche i miei, li ho chiamati, eccoli, i bull glasses, mi viene sempre da guardare lì ma devo guardare davanti, sono i bull glasses si chiamano, volete vederli, praticamente sono degli occhiali da sole che proteggono dai dump, eccoli qua. Volevo iniziare il video così, però ho detto se inizio il video così va a finire che ho una retention, cioè un mantenimento del pubblico sotto lo zero, al primo secondo scappano tutti, quindi non li ho sfoderati da subito. Torniamo seri. Allora, ciao Luca, adesso che BTC ha raggiunto i massimi storici si farà più fatica con l'analisi tecnica per mancanza di riferimenti sui nuovi prezzi oppure no? Effettivamente, guarda, sull'estensione si fa più fatica, è quella che si chiama price discovery per l'appunto. La price discovery è, come dice la parola stessa, una scoperta da parte del prezzo dei suoi nuovi livelli chiave. Volendo si potrebbe utilizzare le estensioni di Fibonacci per fare qualche proiezione iniziale, però c'è chi dice che sono sacre e c'è chi invece dice che hanno la stessa validità di leggere le tazzine del caffè, de gustibus anche lì. Più tardi magari ci diamo un'occhiata, l'avevamo già fatto anche in passato, giusto per capire. Tuttavia è molto molto difficile avere dei target di take profit, ma ti dico la verità, non ce n'è nemmeno bisogno secondo me, perché in fase di price discovery come questa il trend follower tende a dominare, cioè aprire la posizione long cercando ovviamente il setup long non alla cieca, e poi si cavalca la posizione stessa fin tanto che non ci troviamo davanti un setup inverso, quindi ad esempio un setup short, e che lì allora ci può iniziare a far dire aspetta che inizio a chiuderla, inizio a fare take profit. Però è vero, dire io sono dentro long, metto un take profit a 24.000 perché non vale tanto quanto valeva quando avevamo i livelli chiari sopra la testa.
Buonasera Luke, boia chi short, eccomi, no, sono stato stoppato. Volevo chiederti, siccome io faccio tutto con iPhone, quali possono essere i vantaggi, i pro e i contro a livello di sicurezza, velocità e quant'altro? Guarda, per quanto riguarda la sicurezza, io ti consiglio sempre di non salvare le password, di fare il quanto più possibile offline quando fai transazioni importanti, quando esponi le chiavi private e così via, però ti dico, io non demonizzo i mobile wallet a patto che si utilizzino quelli sicuri, tra virgolette. Quindi se tu hai Ledger Live sul tuo iPhone sei tranquillo, a patto che non cadi in phishing, non scarichi versioni contraffatte. Ma su iPhone è più difficile, tendenzialmente è più facile che accada su Android, perché le applicazioni Android sono meno soggette a controlli, ecco, e quindi ci sono più contraffazioni. Per quanto riguarda invece i vantaggi e gli svantaggi del trading stesso, guarda, io conta che l'80% della mia operatività fino a un mesetto e mezzo fa quando lavoravo era da mobile, quindi mi arrangiavo. Certo, andare a metterti supporti e resistenze sui grafici dall'applicazione di TradingView mobile, due imprecazioni ce le tiri, perché magari tocchi col dito il supporto che non volevi selezionare, vai a metterlo storto, insomma è tutto un altro andare. Quindi io quello che facevo era cercare di farmi il mio studio del grafico su una postazione fissa su desktop, e poi il trading da mobile è fattibile perché comunque Binance ha un'ottima applicazione, FTX ha un'ottima applicazione, insomma ci sono exchange che ti permettono tranquillamente di farlo senza impazzire. Un motivo per cui avevo abbandonato praticamente BitMEX, un altro motivo, era che da mobile non avevo un'app ben fatta, cioè c'era una sorta di web app che era come aprire il browser, mentre se tu apri Binance alla fine hai una gran bella app, quindi ti direi che non ci sono particolari controindicazioni. Ciao Luca, pensi che con l'introduzione di Uniswap V3 daranno una utilità reale al token Uni? Ma guarda, l'utilità reale in realtà, cioè adesso ha l'utilità di governance, che poi definirla reale o meno è sempre un de gustibus anche quello. Sentivo che si vociferava alla possibilità di andare a fare una distribuzione delle fee di tutta la piattaforma ai vari holder di Uni, però era un rumor, quindi non me la sento di darlo per certo. Sicuramente quello potrebbe essere un bello stimolo per Uni per volerlo detenere, e c'è da stare attenti però a non farne piovere troppi, quindi a non commettere l'errore che aveva commesso SushiSwap all'inizio, che era quello di inondare il mercato di sushi proprio via così. Chiunque andava a farmare i sushi poteva damparlo subito, e infatti adesso hanno introdotto delle regole nuove che stanno migliorando l'economia, però ha avuto una batosta pazzesca Sushi per quello. È stato uno dei token che ha sofferto di più la fase discendente della DeFi, ahimè, scusate. E quindi Uniswap deve ponderare bene questa eventualità e non si può permettere errori, perché Uniswap è ancora il maggiore player. Si vedrà, si vedrà. Ti avevo chiesto una maglietta fotonica, questa è verde morte, anche se ha stile ed è bella, ma guarda che in realtà è la luce che è agghiacciante secondo me, perché non è verde morte, è un verde abbastanza acceso anche per i miei standard, però vabbè dai, ho messo gli occhiali bull, quindi facciamo che ho compensato con quelli. Comunque leggevo che su Binance liquidate 94 milioni di posizioni short su BTC, eh sì, ma d'altronde era prevedibile quello, cioè è abbastanza ovvio, ma c'ero dentro anch'io, ma non per dire ve l'avevo detto, perché sono il primo che è stato stoppato, fortunatamente non liquidato, però è ovvio che la maggioranza di coloro che avevano aperto una posizione short, dove lo dovevano mettere lo stop loss se non sopra i massimi, quindi era una sacca di liquidità talmente evidente che non si può assolutamente affermare il contrario. Poveri noi holder, poveri proprio, oggi si piange, poi bisogna ammetterlo. Buonasera, basta bull, ora un po' di saldi per acquistare BTC, a voglia, altro che saldi, qua si sale. Buonasera Luca, finalmente all time high, ciao a Luca, buon all time high a tutti, condivido anch'io questo augurio di buon all time high, 20.000 di questi giorni.
Non so te, ma questo all time high mi scomoda un po'. Ci è arrivato con un ritracciamento inesistente e mi pare un castello di carta pesta. Guarda, anche a me spaventa, niente da dire. Questo non toglie infatti il discorso che avevamo fatto sull'iperestensione, perché se guardiamo il grafico settimanale è veramente una cosa pazzesca, cioè guardate che roba. Il grafico settimanale mostra praticamente un andamento dal bottom all'all time high 300% senza ritracciamento, tutta una cosa completamente alla Bitcoin. Quindi questo ovviamente non ci toglie dal pericolo ritracciamento più profondo, cosa che è sempre all'orizzonte, però qualcuno starà pensando, sì beh, ma all'inizio hai parlato di operatività long. Certo, perché siamo in price discovery e io mi aspetto che adesso alla prima flessione ci saranno tutti quelli che urleranno buy the dip, e al grido di buy the dip si butteranno nella mischia, e quindi secondo me la posizione long ci può stare in questa ottica speculativa. Poi ovviamente per chi holda, per chi investe, non cambia niente, perché se uno sta facendo il suo pack continua a fare il suo pack senza troppi problemi. Sapete benissimo che il funzionamento del pack è indipendente dal prezzo ed è proprio il suo bello. Però che dire, io non abbasso la guardia assolutamente, di certo non apro posizioni short in questo momento, anzi vado a cercare speculativamente i long, ma non abbasso assolutamente la guardia. Luca, ho una domanda da fare, forse banale, ma non è mai banale, tu falla sempre nel dubbio. Dato che è sconsigliato lasciare cripto e fiat sugli exchange, tu come ti comporti? Nello specifico, quando chiudi una posizione con profitto vendendo BTC, ad esempio su Binance, cosa decidi di incassare? BUSD, USDT oppure fiat? E qualora incassi USD, cosa fai? Li converti subito in BTC per conservarli sul ledger? Scusa la complessità, spero che tu mi abbia capito, grazie. Bella domanda, assolutamente pertinente e per niente banale, ti dirò. Praticamente quello che faccio io per quanto riguarda i trade è molto più semplice di quello che sembra, perché io utilizzo esclusivamente Bitcoin per i miei trade speculativi. Quindi io sugli exchange, che principalmente vuol dire Binance Futures, adesso utilizzo pressoché soltanto Binance Futures, e utilizzo ancora un po' anche Bybit, che mi piace sempre principalmente per la coppia Ethereum, perché ormai ci sono affezionato e ce li ho da sempre lì e quindi lo utilizzo ancora. E in ogni caso vi dicevo che io vado a tenere sull'exchange soltanto la parte di capitale necessaria al trading, e in particolare vi dirò di più, c'è anche questa possibilità per chi capisce cosa sta facendo. Sempre se uno vuole aprire una posizione magari non troppo aggressiva, quindi non con lo stop troppo largo che quindi implica dover usare un size elevato, e magari vuole minimizzare il capitale da tenere sull'exchange, c'è la possibilità di utilizzare una leva bassa, ovviamente un per due, per tenerne la metà. In questo modo, che ne so, vuoi andare long $1,000, basta averne lì 500, e comunque il prezzo di liquidazione è il meno 50%, quindi non parliamo di una leva aggressiva. L'importante, ripeto, è sapere perché stiamo utilizzando la leva, non farlo alla cieca. In ogni caso io ti confermo il mantra del tenere il meno possibile su exchange, perché gli exchange per definizione sono a rischio. Io ti dico, mi sento tranquillissimo a lasciare i miei BTC su Binance, però preferisco tutta la vita averli sul ledger. Quindi io tengo tutto sul mio ledger, i miei holding, e tengo su Binance soltanto le coin destinate al trading. Ovviamente io ho detto il massimo che destino al trading è il 10%, quindi io terrò comunque sempre all'incirca quella cifra lì, ok? Quindi in modo da avere sempre la liquidità a disposizione, non è che faccio ogni volta dentro fuori, perché altrimenti è un incubo, c'è da pagare 1000 fee, da aspettare che arrivi, se voglio aprire un trade magari devo aspettare di avere la liquidità, non ho voglia di incorrere in quello. E questo ovviamente ci porta a utilizzare sempre e solo exchange affidabili. Mi raccomando, fuggite dall'ultimo arrivato, dall'exchange che magari ha zero fees, però ha delle coppie di altcoin strane, però non lo conosce nessuno, perché il rischio scam è elevatissimo. Quindi questo è un po' il discorso. Auguri a tutti, gasatissimi, grande, grande. Luca, all time high e nuovo taglio di capelli, grande. Sì, ho chiuso lo short su Bitcoin e l'ho aperto sui capelli. Tra l'altro, ragazzi, io vi dico,
Qui vi dico una cosa, domani, se tutto va bene, domani arriva il rebranding, perché è da un po' che sto studiando, mi sono fatto fare le nuove grafiche del canale e quant'altro, e domani mi sa che è il momento di sguinzagliarle. Dopo, se riesci, guarda il grafico di Elrond USD, va bene, volentieri, lo guardiamo, ERD. Oggi sarai gasatissimo più che ai massimi storici proprio, perché, oddio, è saltato. No, mi è saltata la chat, mi sa che qualcuno di voi non ce la faccio a leggerlo. Avete scritto troppe cose e mi è scattato in avanti. Ciao Luca, ci consigli un exchange su cui acquistare XEM? Mamma mia, sai che non sentivo parlare di XEM dal 2017 praticamente? Allora, andiamo a vedere. Bene, XEM BTC, Binance, tranquillamente. Mi sento di dirti Binance senza nessun tipo di remora. Ragazzi, io vedo che vi state abbonando ai massimi, siete tutti gasati, c'è Carlos Matos che non ha più di voce oggi, che continua a urlare BitConnect. Io vi ringrazio e ricordo che c'è la possibilità, per chi vuole contribuire, lasciatemelo dire, so che è noioso, ma lasciatemelo dire, di abbonarsi gratuitamente chi ha Amazon Prime, se avete Amazon Prime, scusate anche la frase sgrammaticata, ma il senso si capisce. Quindi voi tramite Amazon Prime, tramite Twitch Gaming, potete avere l'abbonamento al mio canale gratuito ed è un modo per sostenermi, altrimenti c'è il mio affiliate link di Amazon, addirittura adesso scillo anche quello, lo lascio sempre in descrizione sul tubo, sganciate anche un like se siete sul tubo e poi ci sono i miei referral link, tutto sempre per voi a costo zero. Ciao Luca, abbiamo perso il pump in diretta, ahimè, cosa ne pensi delle alt in generale? Bravo, sarà un altro tema di oggi, perché le altcoin, ovviamente sono un po' in flessione, ma non tutte. Io avevo ho la posizione aperta su Yearn e Yearn si sta comportando bene, mi piace assai. Ciao Luca, come sempre presente, mi dai un parere su AXS? Ci ho aperto una posizioncina. AXS era interessante anche lui. Allora, facciamo così, facciamo una piccola parentesina di altcoins, visto che me ne avete chieste alcune, partendo da Elrond, che in realtà adesso, se non erro, infatti, come si chiama Egld adesso, BTC. Allora, lui non è neanche male, non lo seguo, si vede, non c'è nessuno scarabocchio sul grafico. Partiamo dal settimanale, nel dubbio, quando c'è da iniziare un'analisi. Sul settimanale abbiamo un bel cluster qua di supporto, oserei dire. Poi abbiamo un higher low, di fatto, perché questo low è maggiore del precedente nonostante la punta che c'è stata sopra e quindi niente, la struttura è con bottom formato potenzialmente. Andiamo a vedere più da vicino, quindi ci può stare il long. Andando a vedere più da vicino, allora si nota innanzitutto, tracciamo un po' di livelli, possiamo tracciare questo, possiamo tracciare questo cluster, che ora è un supporto, e possiamo andare a tracciare, qui c'è un'area forse un pelino più complicata da delineare, compresa tra questi livelli qui. Questo è interessante perché vale anche storicamente, quindi potrebbe essere quello più bellino. Allora, che dire, come ci stiamo comportando? Oggi c'è il primo segno di offerta abbastanza importante, tra l'altro, quindi farei molta attenzione a dare per scontata la validità di questo livello, anzi è un po' a rischio, in particolare vedendo i volumi assolutamente che stanno sopraffacendo la candela di ieri, che è la candela di break, e comunque una candela di break immediatamente seguita da un assorbimento non è mai un setup che mi fa gioire più di tanto. Ovvio, se adesso l'offerta torna su e andiamo a chiudere in un modo più bello, quindi palesando domanda sul retest di quel livello lì, le cose possono cambiare, l'aspetto può cambiare e quindi ci potrebbe anche scappare la posizioncina long con lo stop loss volendo qua sotto. Vi dico, non è una posizione che aprirei perché non è nelle mie corde, però la comprendo, ecco. Altrimenti c'è la possibilità di attendere un reclaim di questa zona qua, visto che ci siamo finiti, abbiamo creato di fatto un piccolissimo pool di offerta che in realtà è un top locale ma ancora da definire perché abbiamo solo toccato e assorbito. Quindi andare a vedere, cioè il vedere un qualcosa come la
presa della liquidità qui sopra e il suo retest potrebbe essere un setup potenzialmente interessante. Quindi queste sono le due più papabili forse posizioni long, che però ripeto, secondo me non è proprio così bello, ecco, c'è forse di meglio intorno, però che dire, se uno è interessato a seguire questa coin può tranquillamente farlo, anche perché la dominance, se non erro, comunque rimane in uptrend, quindi molta attenzione, vediamo, inseriamo anche le medie mobili, attenzione alla esposizione in altcoins, perché le altcoins sono in downtrend di fatto contro BTC, bisogna fare attenzione anche a quello. Io ad esempio sto già sforando per quelle che sono le mie regole, perché ho due posizioni aperte in altcoins, sono esposto 2R, che è il 4% del mio capitale speculativo, e io ho il limite che dovrebbe essere il 2-3 quando il trend è di questo tipo, quindi sto già sforando le mie stesse regole. Che dire, bisogna fare attenzione. Poi mi avevate chiesto Axie, eccola. Allora, Axie, caspita, ha fatto un'aggressione al suo massimo storico in BTC, che è 3720 sat. Se vi ricordate, abbiamo fatto un'analisi anche su Telegram di Axie. Spero che mi seguiate anche lì, perché trovate un po' di pane per i vostri denti, tutto gratuito, quotidianamente, senza dover aspettare i live. Trovate il link giù su YouTube, se siete su YouTube, ma anche qua su Twitch ho lasciato tutti i link. Quindi abbiamo un gigapool di liquidità in offerta qua, che è delimitato da queste shadows. Abbiamo come top questo livello 3720 che dicevamo, però la posizione ideale che stavo seguendo è proprio quella di andare a prendere la liquidità, quindi spazzare la liquidità, e poi rientrare proprio in questa zona. Questa zona diventa tutto un papabile entry. Anche qua andremo in price discovery, una situazione assolutamente interessante. Quello che è accaduto oggi, andiamo a vederlo più da vicino perché è curioso, è un movimento molto violento, ma in prossimità comunque dei massimi di Bitcoin c'era da aspettarsi turbolenza sulle alt. Quello che è accaduto è stato un higher high di fatto rispetto all'ultimo, finendo comunque nella liquidità perché non abbiamo toccato massimi nuovi reali, e poi immediatamente l'offerta ha soppresso. Quindi attenzione, perché adesso questo livello, se guardiamo l'intraday, l'abbiamo perso, quindi è potenzialmente un rischio. C'è da dire che i livelli più forti, che sono qua giù sempre nell'intraday, sono ancora vivi e vegeti. Che dire, io non opero intraday, però se dovessi farlo, credo che me ne starei fermo anche lì, perché abbiamo sopra una resistenza importante, che è questo livello sul giornaliero. Sotto abbiamo un supporto interessante, quindi non ci sono particolari spunti di operatività. Ripeto, io aspetterei il setup ideale, che è proprio quello di andare a prendere qui e ritestare qua, e poi su ipotesi di continuazione rialzista. Benissimo, questo è Axie, quindi torniamo a voi e torniamo a un po' di domandine. Nel frattempo BTC non frena, non accenna a frenare. Allora, FOMO, oggi ho provato anche a vendere la moglie, quanto te la pagavano in BTC, spero che almeno qualcosa ti dessero. Come individuare su Binance, c'è la coppia moglie Bitcoin, come individuare l'alt season? Ci sono altri segnali che la anticipano, oltre all'aumento delle fee di Ether e il calo della dominance BTC? Gas, in realtà guarda, io guardo soltanto la dominance BTC, perché alla fine è come se fosse un grafico di tutto il mercato altcoins messo insieme. Un'alternativa è su FTX, ci sono gli indici, tra i quali l'altperp, però l'altperp purtroppo è quotato in dollari, quindi quello che accade è che se va su BTC va su anche l'altperp, quindi no, non mi gusta più di tanto, sono sincero. Ripple? Perché sta salendo ancora Ripple? Ma vabbè, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. E quindi ripeto, la dominance di BTC è la risposta che cerchi, secondo me. Un'analisi veramente basilare, senza stare a farsi pippe mentali che vadano oltre la trend analysis e i supporti e le resistenze, perché è quello che serve per analizzare un trend di fatto della BTC dominance. Quando ovviamente inizia a dare dei segni di downtrend, lì si può parlare di alt season. Comunque guardate quanto è stata evidente l'ultima, cioè abbiamo avuto dei movimenti molto duraturi, cioè non è che dal giorno alla notte ti crolla la dominance e ti sei perso tutto, cioè ci sono stati, guardate quest'ultima fase,
cioè è durata 1-2 mesi, non si può dire che non ci sia stato il tempo. Le cosiddette alt season poi sono famose per durare poco, perché comunque le altcoins sono estremamente speculative, sono dominate dalla presa di profitto. Non ci sono i leggendari holder sulle altcoins, a parte qualcheduno che non si è ancora estinto probabilmente, ma ci sono i bag holder, quelli sì, ma in sostanza, cioè, solitamente le altcoins quando pompano dopo un po' si spengono, perché si prendono profitti e piuttosto li si versa in Bitcoin, è quello che fa la maggioranza delle persone. Come mai Elrond non segue Bitcoin e tutte le altre altcoin? Guarda, ho visto che effettivamente adesso abbiamo visto che è in trend carino, e il motivo è che probabilmente è una coin che si sta comportando bene, potrebbe valer la pena seguirla, chi lo sa. Io ho detto fino a poco fa di no, però magari sì. Io in questo periodo, ripeto, non sto a seguire particolari altcoins, poi magari ci sono delle notizie che mi sono perso, qualche fondamentale, non saprei. Ho comprato BTC per metterlo su Arbitly, ma ha pampato e mi sono portato a casa dei profitti. Meglio così, secondo me. Perché hai i prezzi espressi in satoshi anziché in euro? Che piattaforma usi? Guarda, perché io tendo ad esaminare le altcoins in Bitcoin, quindi in satoshi. E il motivo è che, a parte che io faccio trading da Bitcoin alle altcoins, il secondo motivo è quello che mi vanno a scontare, cioè a togliere dall'andamento del grafico l'andamento di Bitcoin. Cioè io, se guardo l'andamento del prezzo di un'altcoin, voglio sapere come si muove lei, non come si muove Bitcoin, che se Bitcoin pompa sembra che stia pompando tutto. No, io voglio sapere rispetto a Bitcoin quell'altcoin se conviene. Se conviene la valuto, se non conviene vado a guardare Bitcoin, che lo fa fare di andare su un mercato meno liquido, meno efficiente e soprattutto più volatile. Allora resto su Bitcoin, che è addirittura in perdita, resto su Bitcoin. Ciao Luca, ci consigli un exchange su cui acquistare XAM? Ma come mai tutti con XAM oggi? Comunque Binance. Luca, a questo punto tutta la storia del prezzo di Bitcoin è tutto un costrutto di bottom. Praticamente sì, questo è il bello della price discovery, effettivamente è così. Abbiamo rotto ai massimali e via, si spinge. Ciao Luca, chi è riuscito a cucare la previsione in CoinMarketCap? Esatto, chi è che ci è riuscito? Ciao Luca, riesci a guardare Monero BTC, vedi setup long? Diamoci un'occhiatina, ma se non ricordo male, no, non tanto. Non tanto, perché aveva dato un piccolo spunto, però oggi vedo che già ha perso un livello che poteva essere uno dei pochi livelli chiave. No, non vedo nessuno spunto di long. Parlo del livello 7500, che in realtà manca qualche zero alla fine, però questo. Purtroppo no, perché lo sta bucando e comunque questo non è sufficiente come movimento per definirlo un trend rilevante, soprattutto arrivando da un trend in ribasso come questo. Confermo la mia opinione. Allora, ciao Luca, spero che mi aiuterai su questo quesito. Purtroppo ero completamente short su BTC. Mi sono beccato una bella perdita. Capita, avendo shortato il borrow del mio margin su Binance, come mi consigli di proteggermi o per recuperare un po' questo casino? Speravo in un piccolo ritracciamento a 18.100 prima che succedesse questo. Purtroppo, guarda, capita, prendilo. La cosa migliore che puoi fare è utilizzarlo come lezione, che non conviene mai esporsi al 100% su una posizione speculativa, perché in sostanza tutto dipende da quello, poi tutto il tuo capitale dipende da quello. Il trading, ogni tanto qualcuno mi fa degli appunti tipo a che prezzo arriva, ma secondo te sale o scende? La risposta è che il trading non è quello, anche se a volte lo sembra. Cioè bisogna capire, fare questo salto, no? Questa astrazione, capire che il trading non è prevedere il futuro, perché non è in grado nessuno di prevedere il futuro, nemmeno l'analista più bravo della terra. Però il trading ti permette di andare a definire dei profili di rischio, definire dei livelli chiave, dove mettere lo stop, andare ad avere quello che si chiama un edge, ovvero tendere ad avere un vantaggio sul mercato, che è un vantaggio che non si rispecchia in una sola posizione, perché una sola posizione è poco più che un lancio di una moneta, credetemi. Si rispecchia nel lungo tempo, quando qualcuno riesce a ritrovare questo edge in diverse situazioni. Allora lì tende a cercare di far girare tutto questo grande meccanismo leggermente a suo favore. Ma questo, ripeto, è una questione statistica. Puntare tutto su una posizione è un errore catastrofico, perché potrebbe andarti male.
Non esiste la posizione che al 100% ti va bene. Tu hai detto, hai pensato, ok, secondo me può ritracciare. Questo è un ragionamento che ci può stare, però da lì poi devi fare un passo successivo, ovvero può ritracciare bene e se non lo fa, che cosa faccio? E da lì definire uno stop loss. Può ritracciare, ok, che probabilità gli do rispetto al mio capitale totale di ritracciamento e in un qualche modo andare a definire quanto esporti sulla posizione short. Ma esporsi al 100% short, buttando il tutto e per tutto su una posizione unicamente speculativa, è un rischio esagerato. Alto rischio, alto rendimento, per l'amor di Dio, perché se ritracciava probabilmente sbancavi. Però è un approccio che secondo me è sconsigliabile, lasciami dire questo. Quindi impara questa cosa qui e al momento pensa solo a tagliare le perdite. Fregatene di dire adesso devo recuperare, no, perché questo introduce degli altri bias che sono veramente disastrosi. Non pensare al dover recuperare la perdita, ma pensa adesso al tuo prossimo trade e basta, gira pagina. E mi spiace per l'accaduto. Purtroppo un po' in ritardo, dovrò vedere sul tubo la tua intro. Ebbene sì, ma non aspettarti chissà che cosa, non ho voluto fare troppa baldoria. Ciao Luca, passo per un saluto, grandissimo, un piacere, questa sera seguo la mia squadra del cuore. E beh, in effetti mi sto mettendo in competizione con la Champions da un po'. Recupero domani sul tubo, tanto mi trovi lì e domani secondo me Bitcoin non è che abbia cambiato molto aspetto. Luke, conosci AirGap Wallet? Se sì, potresti dirci qualcosa riguardo, ti ringrazio. Non lo conosco, ma non è la prima volta che lo sento nominare, sai? Ciao Luca, sto pensando di iniziare un pack variabile, ovvero entrare mensilmente in maniera proporzionale al prezzo. Interessante. Il problema è che allo stesso tempo vorrei metterli a rendita passiva su BlockFi. E qui arrivo al punto. Se ogni mese entro su BTC e poi li metto su BlockFi, perdo tanto di commissioni. Ad esempio 6-7% su Binance per spostarli. Sì, non ti conviene. Che mi consigli di fare? Guarda, se tu vuoi fare quello, puoi fare direttamente il pack su BlockFi. Ovvero tu prendi una certa somma, la devi convertire purtroppo in stable coins perché BlockFi non accetta bonifici in euro. Però tu puoi andare a inviare il tuo, che ne so, supponiamo, vuoi mettere 100 euro al mese, ok? Prendi 1200 euro un anno e te lo metti, lo converti in Tether, lo converti in USDC, che magari è anche meglio, beh in Tether ha l'interesse più alto su BlockFi, e li mandi su BlockFi, te li tieni lì. E nel frattempo imposti il tuo pack, perché su BlockFi puoi impostare il pack. In questo modo ogni mese lui ti fa la conversione e basta, e nel frattempo tu guadagni rendita sia sul Tether che sul BTC, e soprattutto ti eviti, ti sgravi tutto quell'onere delle commissioni che andresti a pagare ogni prelievo che fai, che sono effettivamente sgradevoli. All time high, grande, grande. Non ti riesco a seguire in live per lo streaming, ti guarderò domani su YouTube. Caspita, mi spiace veramente un sacco, mi spiace assai. Sì, anche oggi è così purtroppo. Però il problema è che io diminuirei anche il bitrate, la qualità, però poi non si vede niente, avevo fatto una prova e diventa veramente brutto da vedere. Cioè, non lo so, forse questo è il male minore. Eccomi in Discord, sono Zattacoin, l'ho indovinata, infatti eri proprio tu di cui parlavo poco fa, complimentoni. La previsione l'avevo messa domani, ai. Hai mai sentito parlare di Vera One, un token equivale a un grammo d'oro? No. Token per l'oro io seguo tuttora e detengo Pax Gold, che è garantito da Paxos, che è quello che tra l'altro lavora anche con PayPal per fargli da provider di liquidità di cripto. Perché alcune alt sono in pump? Ma guarda, che dire, bella, bella domanda, non me lo so spiegare nemmeno io, un po' a caso, sai, le alt sono un po' così, è difficile prevedere come si comportano quando il Bitcoin strappa, veramente difficile. Ciao Luca, è la mia prima live su Twitch dopo un mese di differite su YouTube, benvenuto, mi fa un piacere che non hai idea. La mia domanda è questa, perché Bitcoin dovrebbe essere meglio di Ethereum in ottica di investimento a lungo termine? Perché ho come l'impressione che la madre di tutte le cripto ormai sia solo una moneta, mentre Ethereum può essere la base di tutti i progetti ERC20. In altre parole, tra 5 anni Bitcoin non sarà cambiato di una virgola, Ethereum invece potrebbe essere il papà di tante realtà. Guarda, stai parlando con una persona che è entrata nel mondo delle cripto affascinata da Ethereum. Io sono sempre stato un fan pazzesco di Ethereum e la penso esattamente come te. Bitcoin, che cos'è? Bitcoin è un simbolo attualmente, no? È la cripto
criptovaluta per eccellenza, la più capitalizzata, il mercato più liquido, quindi è un asset. Al momento Bitcoin è un asset. C'è tutta l'economia del mining, è vero, il discorso della libertà, del fatto che si può avere privacy se uno lo mina, lo muove, tutto. È vero, questo è innegabile, e però non è un'esclusiva di Bitcoin in ogni caso. Bitcoin comunque è il sistema monetario cripto, del mondo cripto, più grande in assoluto. È il padre, quindi come tale ha un valore inestimabile. Poi è riconosciuto da tanti ormai come asset. Parlavo giusto oggi di un altro fondo, lo postavo su Telegram, un altro fondo che si è esposto su Bitcoin come investimento, perché l'ha detto chiaramente nero su bianco nel suo annuncio, ha detto Bitcoin è un'assicurazione contro la svalutazione delle monete. Cioè è una frase pazzesca questa, non mi immaginavo mai di sentirla dire. Se ci pensate, fino a un anno, due anni fa, avreste mai pensato di sentire uscire queste parole dalla bocca di un fondo di investimento? E inoltre ha aggiunto che è un ottimo asset decorrelato dall'oro e dai bond contro l'inflazione, che sono gli altri strumenti che solitamente proteggono dalla svalutazione delle monete. Cioè stiamo parlando di un qualcosa che ha assunto un ruolo che ormai è insostituibile, e quindi come tale Bitcoin è Bitcoin, c'è poco da fare. Dal punto di vista invece prettamente di sviluppo applicativo, al momento Ethereum non ha eguali, ma sta arrivando anche Ethereum 2.0. questo è il motivo per cui io personalmente investo in Ethereum, e sinceramente se qualcuno mi chiedesse è una cosa stupida investire anche in Ethereum oltre che Bitcoin, io direi no, assolutamente no, anzi secondo me è una cosa furba. Però purtroppo Ethereum non gode ancora della capitalizzazione di Bitcoin, non gode della liquidità di Bitcoin, non gode dei mercati derivati, della quantità di mercati derivati regolamentati e non, che ci sono su Bitcoin, e di conseguenza è più volatile, è più indomabile, no, come price action, e diventa difficile potenzialmente da gestire come investimento, più difficile di Bitcoin, che già è da tenere per le briglie, no, anche Bitcoin. E quindi ecco, io un'altra cosa che non farei è sovraespormi in Ethereum per questi motivi, perché comunque c'è ancora un peso della parte speculativa esageratamente alto. Però mi trovi al 100% d'accordo che il futuro e anche il presente, perché la DeFi, che si voglia o non voglia, si può dire che è una bolla, mica bolla, ma è lo stato dell'arte del mondo delle cripto, dell'infrastruttura cripto. Cioè non c'è niente da fare, ci si stanno interessando tutti ormai, chi è dentro le cripto e chi è fuori, e il futuro sarà ancora su Ethereum se continuiamo così. È vero, c'è Polkadot adesso che si sta iniziando a proporre come valida alternativa, ma non solo, Polkadot è la principale, però Ethereum è ancora Ethereum, ok? Quindi c'è poco da fare. Tra l'altro anche Bitcoin sta iniziando a mostrare le sue qualche potenziale applicazione DeFi, ve ne vorrei anche parlare in un video, magari lo facciamo, visto che il tema DeFi è sempre caldo, vuoi o non vuoi. Avevo scommesso su un giallo contro pronostico. No, niente, già oggi solo verde. Ciao, mia prima diretta, sto facendo il tuo percorso base, grazie mille per il lavoro ottimo, è un piacere, è davvero un piacere. E ti dico, guarda, se hai dei feedback da dare, dammeli, anche critici, così da migliorarli. Per chi non sapesse di cosa sta parlando, non è un corso che vendo, un corso a pagamento, ma sono una serie di video che è un piccolo corso di trading che ho chiamato Trading Consapevole, che trovate gratuitamente sul mio canale YouTube a disposizione di tutti. Ciao Luca, cosa ne pensi di Swag Your Life? È un cloud mining ma sembra affidabile. Io se sento la parola cloud mining già metto la bandierina rossa, per quanto mi riguarda mi dispiace, ma sono molto contro queste cose. Ecco, se vuoi fare mining, fai mining, cioè cloud mining è sempre tutto una non lo so, non mi piace. Per ricevere token, questo l'abbiamo già letta. Allora amici, io girerei un attimino. Ciao Luca, adesso ultima domanda. Adesso che Deribit richiede KYC, quali alternative consigli per il trading sui derivati, in particolare opzioni? Guarda, purtroppo mi sa che prima o poi lo chiederanno tutti gli exchange affidabili, perlomeno, chiederanno KYC. Per adesso per i derivati, i migliori per i derivati, quelli che utilizzo io, c'è in primo posto Binance Futures, al secondo posto metto Bybit, che comunque è eccellente, e al secondo posto a pari merito metto anche FTX, che è eccellente anche lui.
Ti dico, l'interfaccia è più carina quella di Bybit, anche l'app mobile, però FTX ha una quantità di strumenti che è pazzesca. Le opzioni su FTX non sono il massimo, le opzioni le introdurrà Binance, se non erro, tra non molto, però come Deribit per le opzioni mi spiace, ma non ce n'è. È l'exchange con la E maiuscola per le opzioni, quindi che dire, fallo il KYC, cioè adesso è una piattaforma di cui mi fido, non è la piattaforma losca che non sai dove finisce. Certo è che insomma vedi tu, insomma non ti posso dire fallo, mi rimangio quello che ho detto perché non te lo posso dire, però io l'ho fatto tranquillamente, ti dico la verità. Dunque, mio terzo live consecutivo, grande, terzo di una lunga serie, spero. Adesso andiamo, allora andiamo a vedere i grafici. Eccoci qua, partiamo da Bitcoin, però prima dei grafici vi volevo mostrare questa notizia che probabilmente voi sapevate già perché è vecchia, ma a proposito di Ethereum, l'8 febbraio 2021 arrivano i futures CME su Ethereum, lo sapevate? Io no, e ora lo so. E quindi che dire, arriva un'altra fetta di liquidità sui derivati, vediamo cosa succederà. Questo di solito limita la volatilità, contrariamente a quello che si può pensare, limita la volatilità, una maggior liquidità sui mercati derivati. La seconda notizia che vi ho riportato, credo che ormai la sappiate tutti perché è una notizia spaziale, che la Banca Generale, una notizia che ha fatto giro del mondo, tra l'altro, grazie a Conio, cioè ha acquisito una parte di Conio, e lancerà un servizio di custodia e compravendita di Bitcoin. Banca Generali è al numero uno, credo, o tra i numeri uno del private banking in Italia. E questo vuol dire che, vabbè, ormai lo sappiamo, c'è domanda per Bitcoin da parte dell'investitore di ogni categoria, ormai anche di chi ha grossi capitali, e seconda cosa che le banche stanno continuando questa danza di avvicinamento a Bitcoin. Ormai c'è questo, cioè il discorso è o evolvi o muori, quindi si stanno rendendo conto che gli conviene evolversi, credo. Allora, BTC niente da dire, perché in sostanza abbiamo rotto il massimo, come sappiamo bene, abbiamo rotto il pool di offerta che si trovava in zona 20.000 con una candela decisissima, papam, senza nessun tipo di esitazione, e questo la dice lunga, perché fa capire che non c'è offerta per il momento, sta muovendo qua il prezzo, punto. E se oggi chiudiamo così, come vi dicevo, un segno molto forte, perché rende questa una fase accumulativa. In particolare, guardate, questo è un prezzo accumulativo 1900-1905, perché ha i volumi maggiori concentrati lì, e quindi questo poi diventa, di tutta quest'ultima area accumulativa volendo, il prezzo chiave da tenere d'occhio in ottica di un ritracciamento. Adesso siamo in price discovery, quindi la price discovery funziona in questo modo: la prima cosa è vedere dove si presenta offerta, perché per il momento può continuare a salire, ok? Si può dire fin dove, sì, ma è una scommessa, come sempre. Quindi la prima cosa è vedere dove si presenta offerta, e può accadere o subito, nel senso che la candela di oggi, ad esempio, viene assorbita e chiude più in basso, o poco dopo, nel senso magari domani andiamo poco più su, dopo domani inizia già a flettere un po', ma non vuol dire che dampa, vuol dire che si presenta andiamo a fare un high, il primo high nuovo, nella nuova fase, e andiamo a cercare il low. Andiamo a creare quello che si definisce uno swing, insomma. E quindi questa è la prima opportunità per andare ad aprire una posizione long. Solitamente ci sono due tipologie di operatività in questo senso. Il primo è quella anticipatrice, ovvero noi non appena vediamo il segno di offerta, in base a dov'è chiaramente, perché se è qui possiamo sperare di farcela, se arriviamo, che ne so, a 30.000 e iniziamo a fare offerta qua, non ha senso andare a osservare questo livello, perché comunque se ci arriviamo creiamo un top più che una flessione, quindi cambia completamente prospettiva, ma è abbastanza improbabile, quindi mi concentro su uno scenario più probabile, più verosimile. Quindi se si presenta offerta, inizia la flessione, operatività anticipatrice, vuol dire andare a posizionare un entry nella zona più papabile, dove si può trovare liquidità in domanda, il che significa dal massimo precedente, che era 20.100, no, questo qua,
20.000 di fatto, mi pare, sì, era, non abbiamo mai superato, no, 20.009 su BitMEX, vabbè, giù di lì insomma, fino alla zona che abbiamo ad esempio evidenziato, 19.000, è benissimo, è ottima come area, e questo è il primo possibile entry. Lo stop loss dove lo mettiamo? Ecco, qua c'è l'altra incognita, perché la prima cosa che verrebbe da dire è di metterlo sotto quest'ultimo swing low, verissimo, altrimenti i più conservatori, chi vuole proprio una posizione più ampia, può metterlo addirittura qua, vai a peggiorare molto il rischio rendimento però. Altrimenti ci sono gli stop più speculativi che vanno a piazzarsi subito sotto il livello chiave più importante, cioè semi importante, diciamo, sotto alla zona di entry. Se la zona di entry era qua, potremmo andare a vedere ad esempio i 18.007 come livello chiave e andare a mettere lo stop loss qua. Non lo so, non so se lo farei, perché dovremmo andare a vedere sull'intraday, non l'ho detto, ma il motivo principale è quello. In ogni caso, insomma, forse tra le varie scelte la migliore potrebbe essere questa, in zona 18.000, perché è un livello che è un giusto mezzo. E quindi questo potrebbe essere un primo setup. La seconda operatività, in caso sempre di continuiamo, si mostra offerta, flettiamo, è aspettare. Che cosa? Allora, aspettare un costrutto di higher high, higher low su un time frame più breve. Quindi noi andiamo a prendere, inizia a calare. Dal giornaliero noi passiamo ad esempio alle 4 ore o addirittura all'1 ora, e andiamo a cercare su questi time frame un andazzo del tipo scendiamo, c'è una botta impulsiva e poi ritracciamo e facciamo un costrutto di bottom. Oppure un'altra cosa potrebbe essere questa, tac tac tac, un higher low e higher high su time frame più breve, e questi sono due possibilità. Quindi lo scalare il time frame, ok, questa è un'operatività valida perché abbiamo la struttura bullish definita da questo fatto e dall'andamento generale di Bitcoin, quindi ci sta a cercare il long, vediamo un segno di offerta, quindi andiamo ad aspettare il punto giusto del ritracciamento dove cercare il long. Se lo aspettiamo sul giornaliero c'è il rischio che l'higher high lo va a fare quando è già ripartito, e quindi scaliamo il time frame per avere un'operatività un pelino più aggressiva. Stop loss non varia la logica, perché comunque abbiamo i livelli chiave che sono sempre gli stessi, e quindi questa è la seconda possibile operatività. Basta, sono fondamentalmente queste, perché ho quella aggressiva oppure cercare l'operatività in questo modo. Altrimenti, se ad esempio facciamo un ritracciamentino e poi continuiamo a salire, ovvio che qua diventa più difficile, perché l'anticipatrice non me lo beccherà mai e c'è il rischio di andare a ripartire troppo presto anche scalando il time frame, quindi c'è sempre la possibilità di miss, quella non manca assolutamente mai. Poi, che dire, beh, se al contrario andiamo domani a creare una candelona di offerta grossa pressoché come quella di oggi, aspetterei, mi legherei un attimino le mani e cercherei di fare più chiarezza. E se invece andiamo a pompare di nuovo al rialzo, che dire, bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, aspettare che la price discovery trovi il suo primo high, altrimenti diventa veramente una corsa, un inseguimento molto rischioso. Andiamo a giocare con Fibonacci, visto che avevamo detto che andavamo a fare una stima, cioè stima, non è una stima per l'amor di Dio, ma una sorta di previsione per gioco, ovviamente. Eccolo, allora ho fibonacciato a partire dal vecchio massimo, che era questo, fino al bottom dell'ultimo impulso. Allora si può far partire o da qua o dal breakout della fase laterale, quindi volendo da qua non credo ci sia molta differenza, ma noi ce li andiamo a vedere tutti e due nel dubbio. Allora, scusate, tolgo un po' di rigacce, tac. Se lo faccio partire dal bottom arriviamo ad avere 26.238 come stima, tac, tiriamo una bella riga. Poi al contrario, se lo vado a far partire, no scusate, facciamo che lo rimpicciolisco e basta, se lo vado a far partire dalla zona di breakout si va ad avvicinare a 25.000, quindi qua, tac, io li tengo lì, facciamo questo gioco, dai, lo salvo e vediamo se, caspita è lontano, però stiamo parlando di un altro, cos'è?
un altro 20%, che poi, oddio, non mi stupirebbe se domani lo fa. Vediamo, vediamo comunque. Quello lo tengo lì per sfizio. Questo Bitcoin, amici, adesso andiamo a vedere le altcoins, che non sono granché. Io sono ancora in posizione su Ethereum, che, ecco, mi è piaciuto oggi. Perché? Perché si sta adagiando su questo pool di liquidità in domanda un po' troppo per i miei gusti, perché lo sta prosciugando, guardate quanti test è andato a fare, e quindi più test fa e più se lo mangia e più lo mette a rischio, quindi occhio. Però finché tiene sono contento, in particolare se si presenta domanda e si riparte. Beh, vediamo un po'. E quindi sono sempre long, l'ingresso medio era all'incirca qua, lo stop loss rimane qua sotto. Nel caso in cui ritorniamo a navigare qua, valuterei la chiusura della posizione con eventuale entry di nuovo sul reclaim del livello perso. Questa è la mia idea. Poi sopra abbiamo questo pool di offerta 31812, questa zona qua, che è il range high anche, che è l'ostacolo principale del momento. Seconda posizione, si tratta di Yearn, che mi sta piacendo pure lui, per fortuna, perché anche lì ha come base questo pool di domanda che sta tenendo, e oggi non ha fatto eccezione perché siamo andati ad attaccarlo e c'è stata una respinta abbastanza vigorosa, quindi dai, finora va tutto bene. Può valere lo stesso discorso che se andiamo a navigare qua sotto, sotto al pool, chiudere e riaprire a reclaim eventualmente. Per adesso però non è un problema, tengo aperta la posizione così com'è, e anche in questo caso abbiamo 1.6 il primo livello di resistenza, che però io volevo che superasse perché il mio take profit era 1.8. Stiamo a vedere. Tanto è una posizione spot, questa è abbastanza di lungo periodo, come vedete anche dall'ampiezza dello stop loss d'altronde. E questo è Yearn, che nonostante il dump oggi è verde e tutto sommato la struttura non è così male, quindi ci sta, dai. Questo è quanto, amici miei, io credo che per oggi possa bastare, perché siamo andati un po' lungo. Poi shit season arriva, state sul pezzo perché non manca molto e parte con la terza stagione, vi voglio sempre sul pezzo. E stasera il Fear and Greed Index a quant'è? 99? Secondo me è 101 stasera. Bello, bello. Allora, bene, ragazzi, io sto facendo un pack un po' strano, 3 settimane BTC e la quarta Ether. Che dire, alla fine ci sta. È come dire, esporsi ogni mese, fare il 75%, stavo facendo il conto, 75% su Bitcoin e il 25% su Ether. Ci sta, è assolutamente valida come distribuzione. Deribit o Binance, perché? Ma guarda, io per adesso uso Binance per tutta l'operatività, a parte le opzioni che sono su Deribit. Il motivo è la liquidità. Su Deribit hai il mercato di opzioni più liquido in assoluto e quindi è un vantaggio da non trascurare. Amici, bene, vi saluto, vi auguro una buona serata, un buon all time high a tutti, festeggiate questo momento, mi raccomando, perché in futuro lo racconterete e lo racconterete tanto. E spero con sorriso in faccia, perché voi c'eravate, noi c'eravamo. Un carissimo saluto, ci vediamo venerdì sempre più carichi.